chiamo Francesco, sono di Begato, ho 15 anni, abito qua da quando sono nato. In questo momento della mia vita non sto andando a scuola. Sai che sto nel quartiere, dalla mattina a sera finché nella piazza non c'è più miseria. Mi chiamo Nicolò, anzi Tony, e ho 16 anni e sono contento di vivere qua, anche perché ho tutti i miei amici, ormai sono qua da tutta la vita e non vorrei andare da nessuno. Begato oggi è questa, non è la Genova che conosciamo, che si intravede in fondo alla vallata. Begato è un agglomerato casuale di palazzoni e giardinetti abbandonati, zero servizi, un bar chiuso ormai da tempo, un campo sportivo bello e attrezzato come una cattedrale nel deserto. Qui l'idea geniale è stata creare nel 1980 due palazzi che collegassero i due versanti della Val Polcevera, due ecomostri di diverse centinaia di metri, subito soprannominati le dighe, diga bianca e diga rossa, e qui sono stati trasferiti gli abitanti delle case popolari del centro, anziani, famiglie a basso reddito, immigrati, strappati dal loro quotidiano e proiettati in una realtà assurda. Le persone che sono state spostate dal centro cittadino a qui si sono ritrovate veramente con un nulla intorno, ecco, e quindi un nulla intorno e un nulla anche a livello umano, cioè tutti i rapporti che potevano avere nel loro passato, nella loro vita si sono spezzati, si sono interrotti. 40 anni dopo, un progetto ambizioso, Restart Begato, ha portato all'abbattimento della diga rossa e parzialmente della diga bianca. Gli abitanti sono stati sistemati altrove, 175.000 metri cubi di detriti sono stati rimossi, ma ora viene la parte più difficile, restituire la vita al quartiere. Ciao, io mi chiamo Daniela. Buongiorno, buongiorno. Per ora l'unico avamposto di civiltà è una palazzina del comune chiamata la Casetta Ambientale, dove si raccolgono varie sigle dell'associazionismo attive nel quartiere. Noi come Sant'Egidio qui abbiamo la mensa, dove distribuiamo circa una cinquantina di pasti a persone che hanno la casa ma che per vari motivi spesso hanno perso la possibilità di utilizzare le utenze, quindi hanno bisogno di un luogo dove ricevere un pasto caldo da poter consumare nei loro appartamenti. Lei ci ha preso. E poi abbiamo la Scuola della Pace, che è un centro dove noi seguiamo circa un centinaio di bambini e ragazzi, che sono un quinto dei bambini e ragazzi di questo quartiere, della scuola primaria, secondaria di primo grado, seguiti da ragazzi liceali, universitari, da insegnanti in pensione. L'altro punto di riferimento per Begato è il comprensorio scolastico. Qui i ragazzi possono e devono avere una possibilità. È necessario che la scuola sia un riferimento forte, importante. Quindi è una scuola anche aperta oltre all'orario curricolare, aperta anche in periodi non esattamente legati all'anno scolastico. Per dei ragazzi che vivono in una periferia, una dimensione territoriale deprivata rispetto ad altre situazioni che noi potremmo pensare in un centro di una città o in altri contesti, appunto, molto più stimolanti. Tra le mille idee messe in campo dall'Istituto Teglia, una ha fatto davvero breccia, il Tosca Hub, uno spazio per la musica e la creatività dentro la scuola ma anche fuori. Uno spazio bivalente, la mattina è a servizio della scuola, dell'attività della scuola, il pomeriggio apre e chiama i ragazzi del quartiere. Principalmente ci concentriamo sull'aspetto musicale perché nel quartiere c'è una scena forte di ragazzini che hanno la passione della musica, ma abbiamo un plotter, facciamo grafica, facciamo teatro, facciamo cinema, facciamo un po' di cose qua dentro. Nella mia zona sono sempre di corsa, risposta sbagliata ti costa. Qualche ragazzo del Tosca Hub si è già ritagliato uno spazio importante sulla scena musicale genovese, ma non solo. Connie Begato, Brian Le Petit e altri ancora. La scommessa è provare ad accendere i sogni dei ragazzi, non per andarsene ma per rimanere. Tra 10 anni io spero di avere la casa più bella di tutto il quartiere, avere fatto i soldi con la mia musica ed essere su un bel palco con tutti i miei amici. Begato è solo uno dei frutti di una stagione architettonica tra gli anni 70 e 80 che tanti guai ha creato in giro per l'Italia. Begato come Corviale a Roma, lo Zen a Palermo, Librino a Catania, il Pilastro a Bologna o ancora Secondigliano, Quarto Giaro, quasi ogni città ha la sua Begato.
Molte di queste realtà sono comprese nel lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, che ha svolto audizioni e effettuato sopralluoghi nei quartieri più difficili. Gli interventi da fare sono tanti e servono investimenti ingenti. Qui siamo al quartiere Tamburi, a Taranto, quello che ha accompagnato fin dal principio la parabola dell'Ilva, allora la più grande acciaieria d'Europa. Pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso, mi testa dal sogno. Qui marciapiedi, i muri delle case hanno ancora una colorazione rossastra, l'aria ha un sapore diverso. Per decenni si è chiuso un occhio, tutti e due, su ambiente e salute, su quello che succedeva intorno agli altiforni e nei parchi minerari dell'Ilva. Ma negli anni 50, quando è nato Tamburi, il quartiere era vivo, la città era viva e la fabbrica dava lavoro a quasi tutti i tarantini, qualcuno se lo ricorda bene. Il quartiere era ricco, il quartiere si viveva bene, era una città nella città, avevamo di tutto. Avevamo il cinema, avevamo ristoranti, trattorie, pizzerie, abbigliamento, negozio di scarpe, calzolai, c'era di tutto, non mancava nulla e si viveva benissimo. Adesso siamo rimasti in pochi, le attività commerciali stanno chiudendo, non c'è speranza assolutamente di una ripresa. C'è un destino segnato. Chi è più in difficoltà, chi non ce la fa, ha come prima anchora di salvezza il mondo dell'assistenza, che a Tamburi fa capo in gran parte alla parrocchia di San Francesco del Geronimo. Don Nino, infatti, è il parroco, ma è anche il direttore della Caritas diocesana. È un punto di riferimento per tutti. Noi abbiamo un sacco di utenti che vengono sia per il pacco viveri e sia per le bollette della luce, del gas, dell'acqua, il fitto di casa. Un altro presidio è una biblioteca che è anche molto di più e che è nata da una perdita. I ragazzi non avevano dove prendere, fare ricerche, dovevano andare alla biblioteca comunale che era proprio in un tutt'altro quartiere. Quando nel 94 è andato via il mio figliolo che amava leggere, allora decidemmo di fare una raccolta libri e così abbiamo cominciato dal 2004 a raccogliere libri. Oggi siamo a 32.000 libri. Un libro come arma contro la povertà educativa e come strumento di conoscenza e di consapevolezza, anche semplicemente della reale situazione in cui si vive e, visto che siamo a Tamburi di fronte all'Ilva, anche della situazione sanitaria del proprio quartiere. Le criticità sono evidenti dai picchi di benzene che sono stati registrati nel 2023. Nel 2023 abbiamo avuto più picchi di benzene nella centralina di via Machiavelli del quartiere Tamburi che in tutti i 10 anni precedenti. Il processo di ambientalizzazione dell'Ilva, come era stato definito, forse non sta funzionando. A Taranto c'è differenza addirittura da quartiere a quartiere. Taranto ha 6 quartieri e i 3 quartieri nord, cioè quelli più vicini all'area industriale, registrano degli eccessi di mortalità. Sono quartieri in cui, ad esempio, la speranza di vita è più bassa. L'Ilva serve ma nuoce. Ma c'è un'altra domanda. Oltre ai posti di lavoro, 4 miliardi di debiti, l'inquinamento ambientale e tanti morti, cosa lascia l'acciaieria all'economia del territorio? Vi siete mai chiesti come mai accanto alla più grande acciaiera d'Europa non ci sta nemmeno una fabbrica di forchette? Una domanda legittima che taglia come un coltello la storia del quartiere, una storia sulla quale ogni tanto si accende la luce, cambiano gli attori, ma non cambia sostanzialmente nulla. Noi siamo oggetto come se fossimo dei protagonisti di spot pubblicitari, non so se ho reso l'idea. Esistiamo in quel momento, ci prendono, ci promuovono, ci valorizzano, poi a un certo punto tutto questo viene meno, quindi cala il sipario e si spengono le luci, questo è il quartiere Tamburi. Qui i ragazzi per ora vanno via, difficile intravedere un futuro, casomai tornano in estate come se fossero turisti.